Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di video recensioni di prodotti che andranno a comporre il nostro nuovo setup. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo che questa serie di video si basa sugli sponsor, ovvero prodotti che ho chiesto di recensire e che mi sono quindi stati inviati. Pertanto tutti i video inerenti a questa serie non saranno monetizzati. Oggi andremo a recensire questa tastiera meccanica della Klim, più precisamente il modello Domination. Iniziamo ad aprire il packaging del prodotto, che si presenta molto ben realizzato in colorazione nera con un rivestimento rimovibile che mostra la tastiera e ne descrive alcune funzionalità. Il prodotto è quasi sigillato, infatti ho fatto un po' di fatica ad aprire la confezione senza danneggiarla, ma almeno così si è sicuri che il prodotto al suo interno sia ben protetto. All'interno della scatola troviamo la tastiera, protetta sia da dei cuscinetti in polistirolo che da una plastica protettiva, il manuale di istruzioni e gli adesivi della Klim. La tastiera pesa 1 kg e 260 grammi e risulta molto compatta e solida, resistente e molto facile da pulire grazie ai tasti che si possono rimuovere molto semplicemente. Sul retro troviamo dei gommini antiscivolo che mantengono la tastiera aderita alla superficie sottostante. Si collega al computer tramite un cavo retinato molto resistente, lungo 1,8 metri, di tipo USB 2.0, placcato in oro, così non avrete il rischio che si ossidi col tempo. La tastiera è composta da ben 115 tasti meccanici illuminati da LED RGB completamente regolabili e personalizzabili. Oltre a ciò, sono disponibili anche degli effetti di luce, anch'essi completamente personalizzabili, che si attivano durante le pressioni di ogni tasto. Quindi iniziamo a testarla con mano. Il feeling è molto piacevole, infatti a differenza di una tipica tastiera membrana, il feedback dei tasti meccanici dà un'ottima risposta durante la digitazione. Grazie alla tecnologia anti-ghosting potremo premere fino a 6 tasti contemporaneamente senza problemi a livello di risposta. In più sono disponibili 12 tasti funzione, che attivano variazioni come ad esempio mettere in pausa, cambiare traccia, aumentare e diminuire il volume e così via. Concludendo devo dire che questo prodotto mi ha davvero stupito, infatti nonostante il suo prezzo piuttosto abbordabile presenta molte qualità, soprattutto per tutte le funzionalità che offre. Quindi, io ringrazio ancora una volta la Klim per avermi inviato questa tastiera e te per aver visto il video fino a qui. Da Box è tutto, Ashkelalala.